Secondo giorno di Tokyo Game Show 2019, Umberto, tu hai potuto provare un gioco che io avevo giocato alla Gamescom, ne avevo parlato alla Gamescom, e c'era stata un po' di discussione, ovvero il ritorno di Medieval, uno dei primissimi giochi, uno dei cult dell'epoca PlayStation, della primissima PlayStation, che ritorna in questa, diciamo, ondata di remake, appunto, che riguarda nello specifico, tra l'altro, proprio PlayStation, dopo Crash, Spyro, adesso è il tempo di Medieval, era sparito un po' dai radar, si è fatto rivedere quest'anno ed è addirittura d'arrivo, esce praticamente a ottobre, no? Sì, corretto, esce il 25 ottobre, in esclusiva su PlayStation 4. Allora, un gioco che spicca nelle parti in cui sono stati, in cui è stato fatto un lavoro, e ha problemi nelle altre. Quindi comunque lo sviluppatore ha rifatto completamente la parte grafica, che soprattutto per alcuni dettagli, gli effetti, che chiaramente sono stati messi quasi dove non c'erano, i modelli del protagonista, anche i modelli dei personaggi, spiccano positivamente. Sì. Magari nelle ambientazioni si vede che è più difficile rifare un'ambientazione, perché non, cioè, o metti qualcosa che prima non c'era, ma se le vuoi mantenere... Diciamo che da un lato, perché poi se vai a vedere il vecchio e il nuovo messi fianco a fianco, il passo in avanti è effettivamente evidente, soprattutto adesso, ad esempio, nei fondali, nello sfondo, si vedono tanti dettagli in più, si vede un'ambientazione molto più ricca da quel punto di vista, perché poi all'epoca della prima PlayStation il fondale era praticamente vuoto per una questione di limiti tecnici. In generale, tutto, diciamo, l'ambientazione mi sembra essere stata rifatta, però forse, non so se sei d'accordo, però sarà che il gioco è più buio, è più cupo, ma i passi avanti fatti con Medieval forse si percepiscono meno, o comunque sono meno d'impatto rispetto a come è stato con un Crash o Spyro, per dire, no? Sì, è vero, forse si notano un pochino meno, ma soprattutto rispetto a in particolar modo a Crash, io penso che quando si gioca si percepisce come Medieval, comunque essendo un action fondamentalmente tridimensionale, si vada un po' a scontrare con quella che è la percezione moderna di quel genere, che si è molto evoluta rispetto ai platform 2D, che invece, 2D o comunque con pochissimi innesti tridimensionali, scusami, che comunque sono rimasti più o meno lì. Qua effettivamente prendi il pad in mano e ti trovi un gioco che è un po' legnoso. È un po' legnoso, non ha un feeling come quello che vorresti. Diciamo che, allora, il problema è, e mi ricordo qualche tempo addietro era uscito un post sul blog di PlayStation che accennava questo paragone con Dark Souls. Il problema qual è? Che Dark Souls ha una complessità di fondo che porta anche a una certa frustrazione. La frustrazione di Medieval non è giustificata da una complessità di fondo, perché comunque resta un gioco meccanicamente semplice, cioè è un gioco immediato in teoria, ha pochi controlli, non ha meccaniche complesse. Diventa complesso perché ti dà l'idea che comunque ci sia qualcosa che non risponda completamente a dovere. È anche vero che comunque è un gioco abbastanza ricco, perché ha parecchi livelli, ora non mi ricordo esattamente quanti, mi pare più di 20, ha tanti nemici, andando avanti a tante armi, quindi comunque c'è una varietà nella proposta ludica che comunque magari poi andrà a migliorare l'esperienza. È chiaro che il primo impatto è quello di un gioco un po' vecchio, cioè che comunque in questo remake non ha avuto quegli aggiustamenti che sarebbero stati necessari per renderlo gradevole oggi, come magari ce lo ricordiamo. No, sono d'accordo, la demo alla fine era la stessa della Gamescom, la stessa che ho provato io. A me aveva dato l'impressione, che praticamente riprendeva i primi livelli, l'impressione mi ha dato è stata quella che, nonostante i tentativi comunque dello sviluppatore di migliorare da certi punti di vista, comunque si vede che la telecamera è un pochino meglio, anzi un pochino rispetto all'originale è decisamente meglio, ma comunque ci sono tante lacune, e comunque resta un gioco con un level design secondo me estremamente banale, cioè parliamo sempre dei primissimi giochi 3D e molti, soprattutto gli scenari iniziali, non erano particolarmente interessanti o divertenti da affrontare adesso, magari all'epoca uno non ci faceva peso perché non aveva molti punti di riferimento. Chiaro è che dobbiamo ancora vedere come sono state adattate una serie di aree, ambientazioni più avanzate, tra cui ce ne sono alcune che sono tra le preferite dei fan, quindi quello è ancora da vedere, però è chiaro che i limiti del gioco sono quelli. Sicuramente un prodotto che farà contentissimi i fan sfegatati dell'originale Medieval, che non vedono l'ora di ritornare in quell'universo.
dicevamo prima, manca pochissimo, quindi vediamo all'uscita del gioco se questi dubbi si sono rivelati infondati, oppure se tra questi remake Medieval sarà quello meno d'impatto. Per tutte le novità sul gioco continuate a seguire le pagine di multiplayer.it e così come il sito, il canale YouTube e il canale Twitch per tutti gli aggiornamenti dal Tokyo Game Show 2019. Ciao!